Dopo le critiche di Renzi a chi è contro le riforme del Senato e del titolo V, interviene il ministro Boschi che replica Rodotà. I suoi dubbi sono legittimi, ma sono 30 anni che i professori bloccano ogni processo di riforma. Il premier intanto ha al lavoro sul DEF, il documento economico del governo, che sarà diffuso martedì. Grillo attacca ancora, Renzi merita il 41 bis per menzogna pubblica aggravata. Ormai è tagliato fuori dalla storia. Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele di Milano per un'infiammazione al ginocchio. Il leader di Forza Italia è ancora incerto se sostenere le riforme o voltare le spalle a Renzi. Brunetta attacca, ma quali riforme? La legge elettorale è insabbiata al Senato da 3 settimane e ci rimarrà ancora per alcuni mesi. Ormai Renzi è come Monti, non ci fidiamo più. Reazioni positive dei mercati all'indomani dell'annuncio del presidente della BCE Mario Draghi di un piano straordinario per rilanciare l'economia in Europa ed evitare la stagnazione. Lo spread scende ancora, anche il Fondo Monetario avverte. L'inflazione è troppo bassa, frena la ripresa nell'eurozona. Quanto all'Italia, giudizi positivi sulle riforme di Renzi. Ora però bisogna renderle concrete, ha detto la numero uno dell'FMI Christine Lagarde. Potrebbe arrivare già oggi l'offerta degli arabi di Etihad per entrare in Alitalia, tra i 250 e i 300 milioni di euro, la cifra che la compagnia di Abu Dhabi è pronta a investire. È probabile un incremento dei voli a lungo raggio e una diminuzione di quelli a medio raggio. Resta però l'incognita sulla cassa integrazione a 0 ore, già bocciata dai sindacati. Dopo il KO in campionato con il Napoli, la Juventus torna a vincere in Europa. 1-0 in casa del Lione, con un gol di Bonucci allo scadere e semifinale a portata di mano. Tevez KO, ma Conte non è preoccupato, solo un affaticamento, eravamo d'accordo. Vincono anche Basilea, Benfica e Porto. Dunque una buona giornata dal telegiornale della 7, continua a correre dunque Matteo Renzi e con lui il suo governo sul cammino delle riforme, anche se il clima è un clima che si fa di ora in ora più complicato e più carico di tensione, lo si è visto già ieri nella giornata in cui non solo si sono registrati forti tentennamenti da parte di Forza Italia sulla tenuta dei patti per arrivare alle riforme, ma anche quella strada alternativa disegnata proprio da alcuni senatori del PD sul superamento del Senato. Non per questo ci si ferma, anzi arriva l'annuncio più importante, quello più atteso, martedì prossimo, l'elenco delle coperture che servono per scoraggiare quelli che continuano a frenare e a opporsi al cambiamento. Dice Maria Elena Boschi, ministro per le riforme costituzionali. Io temo una cosa sola, che in questi 30 anni le continue prese di posizione dei vari professori abbiano bloccato un processo di riforma che invece non è più rinviabile per il nostro paese. Torna l'attacco a quelli che Matteo Renzi aveva definito i professoroni, Stefano Rodotà e Gustavo Zagrebelsky, coloro i quali hanno parlato di svolta autoritaria. Dice ancora la Boschi stamattina ad Agorà. Trovo legittimo che Rodotà abbia profondamente cambiato idea, perché nell'85 ricordo che Rodotà fu il secondo firmatario di una proposta di legge che aboliva il Senato. Cioè Rodotà voleva abolire il Senato. Però ci sono... Abolire il Senato, esattamente ciò che Renzi vuol fare, procedendo come un rullo compressore, lo ha detto lui stesso ieri sera 8:30 da Lilli Gruber, tornando ad attaccare Rodotà, ma soprattutto la pattuglia di senatori del PD che ha presentato il progetto alternativo di riforme, tanto non hanno chance con chi lo fanno. Ma siccome la Costituzione è più complicata di un linguaggio a toni forti, lo dice stamattina Pippo Civati, minoranza PD, possiamo ancora riflettere su un Senato eletto dai cittadini. E allora perché Renzi non accetta la nostra proposta, visto che l'ha definita interessantissima, chiede Vannino Chiti, uno dei senatori dissidenti del PD, tra gli autori del disegno di legge alternativo, quello anti-Renzi per essere chiari. La domanda non trova risposta, almeno per ora. Quello che Renzi assicura è che il DEF, il documento economico e finanziario, sarà pronto per martedì. Lo assicura Renzi e lo confermano Angelino Alfano e Maurizio Lupi. Si viaggia come un rullo compressore. Un rullo compressore, ma per Beppe Grillo Renzi può dire ciò che vuole, ma è tagliato fuori dalla storia. Vinceremo noi le elezioni europee e avremo almeno un parlamentare in più del Partito Democratico. Se Grillo prende un voto più di lei, lei si dimetterà? E per quale motivo? Per quale motivo, chiede Renzi, che aggiunge, se usciremo dall'euro le cose andranno peggio, mentre Grillo ha appena annunciato un referendum per l'uscita dall'euro. Più distanti di così.
Dunque, da una parte il solito scenario interno, che è quello di attacchi molto pesanti da parte di Beppe Grillo del Movimento 5 Stelle, in un'ottica di politica economica che non può prescindere ancora una volta da quello che è il quadro europeo. È un quadro di bassa inflazione, lo sapete, molti si rivolgono a Mario Draghi, numero uno della BCE, anche per strumenti non convenzionali, un'apertura arrivata che fa tirare un sospiro di sollievo ai mercati. Borse che salgono, spread italiano che scende, con rendimenti dei BTP decennali ai minimi da 9 anni. Continua l'effetto Draghi. Dopo le sue parole di ieri, i mercati sembrano persuasi della determinazione della Banca Centrale Europea di aggredire la deflazione, se necessario, con il cosiddetto quantitative easing, l'acquisto di obbligazioni di aziende private. Il motivo, dicevamo, è la lotta all'eccessivo rallentamento dei prezzi, ma a beneficiarne, in teoria, sarebbe l'intero sistema creditizio. Non è detto poi che la BCE lo faccia, ma in finanza basta l'effetto annuncio perché agli alti livelli le promesse sono scritte sulla pietra e tanto basta ai mercati per festeggiare. Sembra soddisfatta anche Christine Lagarde, il numero uno del Fondo Monetario Internazionale, che da mesi va chiedendo a Draghi il quantitative easing, al punto che il presidente della BCE ieri si è scocciato e l'ha invitata a darsi una calmata. Dal canto suo, stamani, dalle colonne del Corriere della Sera, Lagarde ha confermato le sollecitazioni alle autorità monetarie. Da tempo sono la linea del Fondo Monetario Internazionale, che di solito i consigli rimbrotti o raramente gli elogi li riserva agli Stati. Nel caso del nuovo premier italiano, ad esempio, Lagarde sembra apprezzarne il programma, poiché dice spazio dal mercato del lavoro alla riforma dei servizi del sistema giudiziario. Ma anche con l'Italia non si trattiene dal dare una bacchettata. Quando si tratta di mercato del lavoro femminile siete i peggiori. Prendete esempio da Olanda e Giappone, dei loro programmi di incentivazione del lavoro femminile, o almeno, questa è la speranza minima, non disincentivate le donne ad andare a lavorare, come purtroppo accade in Italia, grazie soprattutto alla carenza di strutture che si occupino di neonati e bambini piccoli. Naturalmente l'occhio dell'Europa è sempre vigile sull'operato italiano, quello di Renzi, che si è saputo pochi istanti fa è stato ricevuto al Quirinale da Napolitano. C'è solo questa nota, si ipotizza naturalmente che il cammino, quello delle riforme, sia stato condiviso dal Presidente della Repubblica e da quello del Consiglio, mentre ancora non è chiarita ufficialmente la natura di quell'altro faccia a faccia che ha fatto tanto discutere tra il Presidente della Repubblica e Silvio Berlusconi, che da ieri sera è ricoverato al San Raffaele per un problema al ginocchio. Ma lui si guarda in queste ore soprattutto per il rischio di disimpegno dal cammino delle riforme e dai patti con Renzi. Rompere il patto del Nazareno, confermare l'accordo sulle riforme per garantirsi nonostante tutto il titolo di padre della Terza Repubblica. Ricoverato da ieri sera all'ospedale San Raffaele di Milano per problemi al ginocchio, Silvio Berlusconi è ancora diviso tra le due alternative. Molti dei suoi ammettono che è nel pallone, ormai dominato dall'ansia del verdetto, che tra una settimana o poco più i giudici del Tribunale di Sorveglianza di Milano dovranno emettere. E se la condanna sarà ai domiciliari, l'agibilità politica dell'ex premier in vista delle europee, con i sondaggi in picchiata per Forza Italia, sarebbe del tutto compromessa. Dopo l'incontro andato male con Napolitano e il finale interlocutorio del colloquio di Verdini e Letta con Renzi, queste sono le ore dei bastonatori delle riforme. Non si sa quanto d'intesa con Berlusconi e quanto convinti da soli che l'appiattimento sul governo Renzi farà precipitare le sorti del centrodestra, con numeri il 25 maggio addirittura sotto il 15%, dice qualcuno. Mentre restano in alto mare le decisioni sulle liste, perfino sulle candidature alle regionali in Abruzzo e Piemonte, dove l'ex cavaliere è atteso ma difficilmente ci sarà la prima iniziativa elettorale di lunedì. E dunque oggi tutti all'attacco. Come sempre in prima fila c'è Renato Brunetta, che dà del giovane sbruffone a Renzi, al cui governo predice la stessa sorte in Fausta di Monti. Non sta mantenendo gli impegni, sostiene Brunetta. La riforma elettorale è impantanata al Senato, dove ancora non si è visto il testo della riforma costituzionale. Niente sul Jobs Act e il decreto Poletti sarà stravolto per accontentare la minoranza PD. Dopo il 10 aprile, conoscendo Berlusconi, tremate, tremate, dice Brunetta. Lui reagirà.
La situazione giudiziaria influirà certamente sulla situazione politica, giurano Gasparri, il capogruppo al Senato Romani, che resta tuttavia il più moderato. Se nonostante tutto il senso di responsabilità di Berlusconi sarà tale da dirmi di andare avanti con le riforme, accetterò, promette. Ma nel gruppo dei senatori forzisti tira una brutta aria. In Commissione Affari Costituzionali ieri hanno alzato la voce per chiedere il Senato elettivo escluso da Renzi e Boschi. E nella riunione del gruppo, 40 senatori su 60, giura il falco Minzolini, hanno detto che non voteranno mai la proposta del governo. E dunque in un clima di annunce di chi si metterà di traverso anche in quella lunga battaglia parlamentare che riguarderà la riforma e il superamento del Senato, c'è un traguardo già tagliato che è quello di ieri, via libera al DDL Delrio, si parla delle province non abolite per ora ma riviste nelle funzioni e nelle competenze in attesa dell'abolizione vera e propria che passerà per la riforma del titolo quinto della Costituzione. Cerchiamo di capire in che direzione si andrà per poi arrivare a quelle città metropolitane di cui tanto si è già parlato. Nessuna abolizione. Le province restano dove sono, solo vengono depotenziate a favore dei comuni. Il disegno di legge Delrio, votato alla Camera, 270 favorevoli, 158 contrari, 7 astenuti, si limita a riordinare le funzioni, trasferendone buona parte alle regioni e alle città principali in vista della trasformazione in città metropolitane dal 1 gennaio 2015 di Napoli, Milano, Torino, Bari, Bologna, Firenze, Genova, cui si aggiungeranno Palermo, Messina, Catania, Cagliari e Trieste. Restano in capo alle province vince però settori fondamentali come la pianificazione dei trasporti, l'edilizia scolastica e la tutela ambientale. Per l'abolizione completa invece sarebbe necessario un intervento sul titolo quinto della Costituzione, annunciato anche quello dal governo Renzi. Nelle province lavorano circa 60.000 persone, i sindacati però non sono saliti sulle barricate e questo è un segnale interessante perché quei 60.000 posti di lavoro non saranno toccati, ha garantito il governo, solo spostati e a parità di condizioni. Non è tagliando gli stipendi quindi che l'esecutivo conta di ottenere i risparmi promessi, che si aggirerebbero fra i 700 e gli 800 milioni. Una riduzione delle spese, anche se modesta, deriverebbe dall'azzeramento delle cariche politiche. Saranno 3.700 i consiglieri in meno, perché i consigli provinciali si trasformano in assemblee dei sindaci del territorio. Allo stesso tempo, però, la legge aumenta il numero dei consiglieri comunali in funzione della popolazione. Nei piccoli municipi si passa da 6 a 10 consiglieri. Su questo, in particolare, si concentra la polemica. Ieri alla Camera, deputati del Movimento 5 Stelle hanno esposto cartelli, più 26.096 e più 5.600. Sarebbe, secondo le loro stime, il numero delle nuove poltrone previste dalla legge nei comuni, fra consiglieri e assessori. Da Forza Italia invece c'è chi grida a golpe, come Brunetta, chi alla truffa per motivi simili ai 5 Stelle. E perché gran parte delle future potenziate città metropolitane, notano dalle file di Forza Italia, sono attualmente in mano al centro-sinistra. C'è un'altra vicenda trattativa seguita con molta attenzione dal governo, con un apparente silenzio nelle ultime settimane, l'entrata di Etihad nel capitale della nostra società di bandiera, l'Alitalia, settimane di silenzio perché c'era un'attività di verifica profonda, Etihad adesso è pronto a scoprire le carte, un misto di speranza da parte del gruppo Alitalia ma anche di timore per tagli sul costo del lavoro, sul personale, magari anche sulle rotte. L'esame approfondito dei conti è concluso, adesso al mosaico manca solo un tassello, l'offerta, o meglio la lettera di intenti che fissa le condizioni con cui Etihad è pronta a formalizzare da un momento all'altro, forse oggi stesso, l'acquisizione di un robusto pacchetto di azioni all'Italia. È infatti lo stesso Del Torchio, amministratore delegato dell'ex compagnia di bandiera, insieme ad Intesa San Paolo che ne detiene il 20%, a confermare l'avvio imminente della fase 2, ovvero quella negoziale. Sul piatto un investimento di 250 milioni di euro, ma c'è chi parla di 300 per rilanciare la compagnia mettendola in concorrenza con i grandi vettori mondiali. Potenziamento dunque di tutte le rotte intercontinentali, come ha confermato ieri lo stesso Del Torchio inaugurando il volo Venezia-Tokyo. Ma è di oggi anche l'annuncio di un incremento di offerta sull'aeroporto di Torino-Caselle che conferma, riferisce la compagnia, l'interesse strategico a servire l'area del nord-ovest. Al nord la vera incognita dell'operazione è però il ridimensionamento dei voli all'Italia da Malpensa per puntare invece su Linate, come aeroporto che andrebbe a foraggiare passeggeri su Berlino, Zurigo e Zagabria, dove ci sono altre compagnie partecipate da Etihad. Prospettiva questa che preoccupa in vista dell'Expo il Comune di Milano e Regione Lombardia.
Al centro dell'interesse del fondo di Abu Dhabi e motivo di preoccupazione per la concorrenza c'è infatti tutta l'Europa, vista, come dicevamo, la partecipazione di Etihad in Air Berlin con il 28%, in Air Serbia con il 49% e nella Svizzera Darwin Airline controllata al 33%. Partecipazioni che sono sotto la lente di ingrandimento della Commissione europea, che secondo alcune fonti ha chiesto ai rispettivi governi informazioni dettagliate sugli assetti proprietari di queste compagnie, visto il dubbio che gli investimenti degli Emirati siano in linea con le norme europee. Per quanto riguarda i risparmi sul costo del lavoro, invece pare che gli Emirati puntino a convertire la cassa integrazione a rotazione, decisa con l'accordo del 14 febbraio scorso per gestire 1.900 esuberi, in CIG a 0 ore. Una richiesta su cui i sindacati hanno già costretto la compagnia a fare marcia indietro non molto tempo fa, nell'ultima trattativa fatta sugli esuberi. Dicevamo nel corso del telegiornale come Forza Italia si stringa intorno a Silvio Berlusconi. Giovedì si saprà come sconterà la pena, quella del processo Mediaset, un partito che però si stringe attorno a un altro esponente di spicco che è di nuovo alle prese con guai giudiziari. Parliamo di Nicola Cosentino, già ex sottosegretario all'economia dell'ultimo governo Berlusconi, di nuovo in manette. Forza Italia parla di giustizia e orologeria. Le accuse in questo caso sono davvero molto pesanti. Sarà interrogato tra poche ore nel carcere di Secondigliano a Napoli, dove è rinchiuso da ieri mattina. Nicola Cosentino, ex sottosegretario all'economia nel governo Berlusconi ed ex coordinatore regionale del PDL Campania, dovrà rispondere alle domande dei PM che lo accusano di aver agito con pratiche commerciali lesive della concorrenza. Cosentino si sente una vittima di una montatura mediatica che chiama la fetenzia. Avrebbe fatto pressione con i fratelli Antonio e Giovanni presso l'ex prefetto di Caserta Maria Elena Stasi, indagata per impedire l'apertura di una stazione di servizio concorrente. Misure cautelari per altre 9 persone, tra le quali 3 funzionari dell'ufficio tecnico del comune di Casal di Principe, un funzionario della regione Campania, 2 dipendenti della Kuwait Petroleum Italia e Pasquale Antonio Zagaria, già detenuti, fratelli di Michele Zagaria, considerato il boss dei Casalesi, clan col quale, secondo l'accusa, Cosentino ha sempre avuto forti legami. Gli arresti sono scattati in seguito all'inchiesta della DDA di Napoli sulla gestione degli impianti di carburante tra Casal di Principe e Villa di Briano nel Casertano. È un imprenditore, Luigi Gallo, che dà il via alle nuove indagini che coinvolgono i Cosentino, e lui a raccontare alla procura partenopea delle pressioni, ma anche di vere e proprie estorsioni attuate da Cosentino. Gallo avrebbe dovuto chiudere quella stazione di servizio per la quale aveva ottenuto regolare permesso nel comune di Villa di Briano, un distributore scomodo perché avrebbe danneggiato l'attività concorrente dei Cosentino, che con minacce e ricatti e appoggiati, secondo l'accusa, dal clan dei Casalesi, hanno inciso profondamente sul regolare andamento del mercato, procurandosi così un'illecita posizione di vantaggio. Cosentino è accusato di estorsione, concussione, illecita concorrenza con violenza e minaccia, calunnia, favoreggiamento personale e riciclaggio, tutti reati aggravati dal metodo mafioso. Sul fronte internazionale c'è ancora la crisi tra Ucraina e Russia, una tensione che non accenna ad allentarsi nonostante i tentativi diplomatici trasversali, una tensione acuita anche da quella guerra del gas che in queste settimane sta mettendo a dura prova i conti di Kiev. E poi ci sono altre conseguenze, quelle sul campo, perché ci sono due parti che hanno rivendicazioni inconciliabili e dunque conseguenze che riguardano anche la situazione in quei paesi. I concerti delle star del pop americano e i panini di McDonald's, le vittime della nuova guerra fredda russo-statunitense, si allargano a territori fino ad oggi difficilmente immaginabili. Così la catena di ristoranti e fast food più famosa nel mondo ha deciso di sospendere la propria attività in Crimea per motivi di produzione, recita il comunicato sul sito ucraino dell'azienda. McDonald's promette poi ai dipendenti in Crimea di ricollocarli in qualsiasi altro ristorante della catena in Ucraina. Chi dovrà ricollocare il proprio concerto in Finlandia è invece la cantante americana Miley Cyrus. La sua esibizione era programmata a giugno nella Heartwall Arena di Helsinki. Il problema
è che i proprietari di quello stadio sono tre magnati russi molto vicini al presidente Putin e inseriti nella lista nera della Casa Bianca. Con loro non si possono fare affari e dunque anche l'agenzia che ha curato l'organizzazione del tour della cantante statunitense potrebbe essere costretta a rinunciare al concerto, che peraltro faceva già registrare il tutto esaurito. Per adesso l'unico sottile rapporto di collaborazione che lega Mosca a Washington è la missione sulla Stazione Spaziale Internazionale, che in questi giorni vede a bordo astronauti russi e statunitensi. Per raggiungerla hanno usato la navicella russa Soyuz, che, da quando non ci sono più gli shuttle, serve anche la NASA, l'agenzia spaziale americana. Ma la vera guerra fredda si prepara in campo energetico e l'aumento di altri 100 dollari per 1000 metri cubi di gas operato da Gazprom al governo ucraino è l'ennesima prova dell'uso politico della propria ricchezza di materie prime da parte del Cremlino. La Russia reclama adesso anche i crediti per 2,2 miliardi di dollari e intende farsi restituire anche gli 11 miliardi di sconto anticipato che Putin aveva accordato a Yanukovych per bloccare il processo di avvicinamento ucraino a Bruxelles. Mosca, del resto, non ha nessuna intenzione di cedere il passo sulla questione ucraina. Non vediamo alcuna de-escalation della crisi, spiega oggi il ministro degli esteri britannico Hague, e dunque l'Europa non può e non deve rilassarsi. Davvero non si può rilassare in queste ore, anche l'Afghanistan, situazione di massima tensione prevedibile perché siamo alla vigilia di un voto importante, voto presidenziale e provinciale, con l'ombra dei talebani. Hanno avvertito dell'imminenza di attacchi proprio all'apertura dei seggi, a dire la verità ci sono già le prime vittime. Una fotografa tedesca dell'Associated Press è stata uccisa a Khost, nella parte orientale dell'Afghanistan, da un uomo con un uniforme che ha aperto il fuoco con un Kalashnikov urlando Allah è grande. Con lei è stata colpita anche una collega canadese. Le due giornaliste stavano visitando l'ufficio del governatore del distretto di Tanai. E allora adesso andiamo al calcio, all'Europa League, quella che fa sorridere la Juventus, una Juventus prestata in campionato dalla Roma, che invece dimostra di non essere in affanno o almeno di avere ancora energie, perché vince in trasferta, lo fa nel finale coi cambi azzeccati di Conte, superando anche ancora il digiuno di Tevez e anche il suo infortunio. La Juventus come un pugile capace di colpire con il KO sul finire del match. Con i guantoni di Leonardo Bonucci si materializza la vittoria dopo lo sfinimento dell'avversario. La metafora della box rende nitida la fotografia di una partita che per molti doveva vedere una Juve con le gambe stanche, e invece i ragazzi di Conte sono usciti a distanza con merito. A me è piaciuto l'atteggiamento della squadra. Primo tempo abbiamo faticato perché comunque abbiamo trovato un Lione molto accorto, che ha fatto una partita attenta per non farci giocare, cercando poi delle ripartenze. Metà della partita in effetti è da dimenticare, di fronte a un Lione giovane come carta d'identità, ma con un calcio vecchio, nel segno dei raddoppi e delle marcature asfissianti in mezzo al campo. Il simbolo di questo catenaccio è Malbranche, che si spompa per mettere la museruola a Pirlo. Il risultato è evidente nei primi 45 minuti, perché la Juve è immobilizzata e mancano molto le incursioni di Vidal squalificato. Tevez e Osvaldo sono abbandonati al loro destino. Il regista per necessità diventa Bonucci, costretto ad esibirsi in lanci avventurosi perché davanti nessuno si smarca. Il Lione manifesta evidenti limiti tecnici, è quinto nel campionato francese, però corre e minaccia Buffon, che di questi tempi ha le antenne dritte e sembra un ragazzino. La Juve galleggia nel limbo come il suo bomber, al quale non basta nemmeno il tappeto rosso che gli stende Pirlo per interrompere il digiuno europeo che dura da 5 anni. La prestazione di Tevez finisce con una di quelle frustate che spesso sono il salvagente nelle sofferenze della Juve. Stavolta invece i muscoli consigliano prudenza perché la stagione è ancora lunga. Nulla di grave però, come ha confermato poco fa lo stesso Tevez, tranquillizzando i tifosi su Twitter. Anche perdendo il suo talismano, la squadra si trasforma grazie alle mosse dell'allenatore e agli avversari che sono in riserva. Entrano Vucinic e un Giovinco ispiratissimo, muovono il pallone e rinfrescano la Juve che finisce in crescendo. Un dato importante con i tanti impegni ravvicinati e la pressione della Roma in campionato. Un buon segnale dopo la caduta di Napoli, dove la Juve, bene ricordarlo, aveva perso con la terza e non l'ultima in classifica. Lunedì invece ci sarà proprio il Livorno con l'acqua alla gola e sarà un altro test di idoneità per lo scudetto. E poi c'è la Formula 1, un weekend di gare, quello di sabato e di domenica. Già oggi in pista ci sono i piloti per il terzo Gran Premio della stagione, quello del Bahrain. È un venerdì di sollievo per i colleghi di Michael Schumacher, perché per la prima volta da mesi, dopo mesi di attesa e di silenzio, arrivano notizie, ed è importante sottolineare, ufficiali, di timida ripresa da parte dell'ex pilota della Ferrari.
dopo 96 giorni di voci, indiscrezioni, interpretazioni e pareri di medici e amici spesso contrastanti, arriva questa mattina la prima notizia ufficiale sullo stato di salute di Michael Schumacher. E finalmente è una buona notizia a darla la sua portavoce Sabine Kelm, che ha confermato: Michael Schumacher sta facendo progressi, ha momenti di consapevolezza e si risveglia. Bisogna attenersi strettamente a queste parole, senza cercare di leggere oltre, anche se la frase della Kelm fa supporre chiaramente che Schumi non si trovi in uno stato vegetativo. Ma sono ancora poche le informazioni per immaginare come sarà il futuro suo e di conseguenza della sua famiglia. Per il momento bisogna attenersi a momenti di consapevolezza e risveglio graduale, che significano miglioramento. La Kelm ha precisato inoltre che non è vero che Schumacher verrà trasferito nella casa svizzera di Gand, come i media tedeschi avevano scritto. Schumi resterà nell'ospedale di Grenoble, nessun progetto quindi di attrezzare una delle stanze della villa come clinica ospedaliera. La scorsa settimana era stato scritto che la famiglia avrebbe speso ben 16 milioni di euro per questi lavori. Chiacchiere, solo chiacchiere. Le uniche certezze arrivano dalle parole della Kelm, che oggi ha concluso dicendo: siamo stati tutti con lui nella sua lunga e difficile lotta, insieme allo staff dell'ospedale di Grenoble, e restiamo fiduciosi. Con questo ci fermiamo, c'è la pubblicità, torniamo tra poco con gli aggiornamenti. Dunque, di nuovo insieme col telegiornale della 7, l'ultimo aggiornamento riguarda la notizia che vi abbiamo dato nel corso del notiziario, quell'ora di faccia a faccia tra Napolitano e Renzi. Nella nota del Quirinale si va nel dettaglio del contenuto tra il Premier e il Presidente della Repubblica, non solo un resoconto di quello che è stato la faccia a faccia di Renzi con Cameron a Londra, lo sapete che ha due giorni londinese del Premier, ma anche le prossime mosse del governo, l'iter del progetto di riforma costituzionale e anche l'elenco delle coperture, quel documento che verrà presentato martedì prossimo, molto atteso anche da chi incalza Renzi e dunque dalle opposizioni. Ci fermiamo, tutti gli aggiornamenti come sempre però continuate a trovarli sul nostro sito internet. Ora vi lascio al TG Cronache, telegiornale delle 20, prossima edizione. Noi, se volete, ci vediamo domani. Grazie e buona giornata.